sì agli accosti e dragaggio a Santa Polinare e alle infrastrutture, partendo dalla colmata tra il pontile del Petrolchimico e Costa Morena. E quanto emerso dal Consiglio Comunale monotematico dell'8 aprile riguardante il porto, in cui l'assise si è espressa favorevolmente all'unanimità. Le uniche voci fuori dal coro, astenutesi durante il voto, provengono dal movimento Brindisi Bene Comune, espressione del sindaco Riccardo Rossi, nelle persone di Vadacca, Calabrese e Portolano. Finalmente si è tutti d'accordo a far crescere il porto di Brindisi per ridargli quel lustro d'un tempo, oramai oscurato dai porti di Bari e Taranto. Rossi e tutti i consiglieri di maggioranza e d'opposizione lavoreranno da qui in poi affinché vengano cancellati tutti quei segni meno riguardanti i numeri del porto. Oggi è una giornata molto importante per questa città perché in maniera univoca tutte le forze politiche presenti in questo consesso hanno indicato gli indirizzi e il modello di sviluppo che questa città vuole per il porto. Le infrastrutture sono importantissime, senza le infrastrutture questo porto continuerebbe nella sua fase di declino. Brindisi è una città di mare, siamo nati con un porto naturale e vogliamo preservarlo e non attendere più che il porto sia una potenzialità inespressa. Vogliamo dire la nostra, l'abbiamo fatto tutti insieme, vogliamo confrontarci con gli enti preposti con le idee ben chiare, così come sono state articolate con dovizia di particolari all'interno di quell'ordine del giorno. Assessore, è importante non farsi succlassare dal porto di Bari in questo preciso istante, momento storico più che altro. Io sono del parere che l'autorità di sistema include diversi porti e che ognuno di questi debba avere una funzione specifica. Non ritengo che bisogna pensare o evitare di essere surclassati. Io penso che la tradizione, la storia di Brindisi e il suo porto basta da sola ad avere la sua identità e a dare luogo a uno sviluppo del territorio e del porto in particolare, che non è necessario che debba misurarsi con Bari. Secondo me, sinergicamente, tutti i porti dell'autorità di sistema del mare Adriatico meridionale devono lavorare tutti insieme, ognuno con la propria specificità. Consigliere Serra, lei nel suo intervento ha detto una frase significativa: questo porto che diventi città in futuro. Come può diventare città questo porto di Brindisi? Riferendomi a quest'ordine del giorno, ho detto che era solo il primo passo per la politica brindisina per cominciare a discutere e parlare finalmente di porto con competenza e approfondimento. Questo è il primo passo perché si parla prettamente delle opere che sono già in programma e attendono la cantierizzazione. E qui è importante che il Consiglio Comunale e quindi una comunità si sia espressa a favore. Finalmente si fa squadra per delle opere e dei finanziamenti. Poi ci sarà un'altra partita, che forse è quella più importante, che è quella del piano regolatore del porto, che è ciò che noi saremo, cosa vogliamo essere come porto e come città. E lì proprio le procedure del piano regolatore del porto parlano di conciliabilità tra il piano urbanistico generale comunale e ciò che si programmerà nell'ambito delle opere portuali. Quindi lì davvero capiremo cosa vorremmo essere, quale sarà la destinazione del nostro porto interno, la destinazione delle banchine e quindi come andranno strutturate e infrastrutturate, cosa sarà il porto medio, quindi Santa Pollinare con le nuove banchine, passeggeri, RoRo, dove ci sarà la logistica nel porto esterno e in parte a Santa Pollinare. Quindi discuteremo davvero di quali traffici vogliamo intercettare, davvero cosa vogliamo essere, se vogliamo essere ora una piastra logistica nel Mediterraneo, quindi acquisire quell'importanza che stiamo perdendo e che in realtà meritiamo. Un colpo di scena, però, c'è stato in mattinata ed è arrivato dal movimento No al Carbone, in cui ha sempre fatto parte lo stesso sindaco, che critica la scelta del primo cittadino stesso, da sempre esponente del movimento No al Carbone, assieme a Brindisi Bene Comune. Ma diciamo che Santa Polinare, diciamo, mi sembra già cementificata da diversi anni, è rimasta solo una lingua di sabbia rispetto al quale ognuno fa le sue valutazioni. E mi sembra evidente che in questo momento c'è una discussione più generale sul porto, su tante opere da fare, soprattutto a mio avviso su quelle da fare subito. E su questo c'è anche la valorizzazione dell'area
archeologica. Poi dopodiché tutti i procedimenti verranno tutti vagliati poi nel merito rispetto alle scelte progettuali che saranno fatte e sui quali noi manterremo comunque sempre alta l'attenzione. Ha rinnegato le sue vecchie posizioni? No, non ho rinnegato nulla, nel senso che non mi sembra che ci sia niente da rinnegare.